Andiamo all'8149, anche qua una miscellanea, uno scatolone di circa una decina di chili, bello pesante, ve lo posso garantire. Ah sì, qui l'avevo chiuso perché sennò uscivano tutti i francobolli di fuori. Ok. Abbiate pazienza, ecco qua. Tutti i francobolli di Repubblica. Usati. Cartoline anche con soggetti interessanti, qualche affrancatura. Queste che sono buste primo giorno. Qua c'è un'altra scatoletta sempre con francobolli usati come quelli di poco fa. Qua c'è un po' di corrispondenza. In gran parte del periodo repubblicano, comunque c'è qualcosa anche del regno. Un bel mazzo di roba, poi si stende. Andiamo a vedere qua dentro. Classificatore con francobolli. Ah, vabbè, tutto il mondo. Tutto il mondo, ottimo per farci collezioni tematiche, vedo. Come vedete, ben pieno. Sì, tutto il mondo, Europa e oltremare anche. Sì, qua si va a Bahamas, Lussemburgo, sto vedendo, Polonia, Finlandia, Germania, Egitto, capirai, Dahomey, Austria. Tutto comunque nel disordine più totale, garantito anche questo. Ed è pieno zeppo. Poi, vediamo che c'è qua. Ah, cartoncini, francobolli. Cartoncini con francobolli d'Italia ben sistemati. Poi, Faeroer. Minifogli di Faeroer. Guernsey, Man, insomma, isola del canale, c'è pure Liechtenstein. Poi vediamo cosa c'è qua. Oppla, annulli speciali europei. Sì. Poi Filatelia 4 Baiocchi, questo volume, questi volumi li vendevano quando io ero bambino. Altri francobolli sempre sistemati su cartoncini, con qualcosa che potrebbe anche essere interessante qui nel Regno. Regno e Repubblica. I cavallini sono, non sono a ruota. Però questo è Trieste, qua c'è il fiume, c'è anche qualcosa nuovo del regno. Sempre miscellanea, sì, mi sa che questo è come quell'altro di là, cioè sì, questo è comunque Germania, sì, Germania, Ungheria, vabbè, anche qua roba buona per farci collezioni tematiche, Australia, Inghilterra, sto vedendo, Romania. Scusate se vado veloce, però se no davvero non ci riusciamo più, perché qua anche qui c'è un altro volume. San Marino, questo è San Marino, San Marino nuovo,
anche in euro sto vedendo. E poi qua di nuovo francobolli euro a tematica Europa. Belgio è qualcosa di straniero. E qua di nuovo altri francobolli sistemati sempre sui cartoncini. Svizzera, Stati Uniti, Malta. Cos'è questo? Colonie francesi. Francia, Romania. Ce n'è davvero per tutti i gusti qua dentro. Inghilterra, Polonia. Continuiamo qui con un altro volumetto con francobolli usati d'Italia per continuare sempre con quest'altro francobolli di tutto il mondo. Senza fondo questo scatolone, sempre francobolli di tutto il mondo. Francobolli di tutto il mondo. Francobolli di Italia, piccola presenza anche del Regno, sempre tutto pieno zeppo. Qui francobolli di Italia, sempre pieno. Suona il telefono e può aspettare. Anche qua francobolli d'Italia, nuovi, no, nuovi niente, usati. E dulcis in fundo abbiamo questo dove sporgono francobolli di Vaticano. E non solo, ci sono anche paesi stranieri. Se volete altre informazioni, scrivete a filateliachiocciola4baiocchi.com.